Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di VCE Fit Life. Innanzitutto voglio chiedervi di iscrivervi al canale, mettere il mi piace sui video che avete visto e se vi piacciono ovviamente, e cliccare la campanellina per essere avvisati con anticipo per ogni video uscente. Oggi di cosa andiamo a parlare? Beh, nel primo video, come ricordate, abbiamo parlato della programmazione di allenamento. Chi non l'ha visto, raccomando di vederlo perché ogni video è incatenato a quello precedente, quindi mi raccomando. E andremo a parlare dei quattro parametri importanti per stilare un programma di allenamento. Quali sono i quattro parametri? Allora, il primo parametro, che è quello di cui parleremo oggi, è il volume. Poi, nelle prossime settimane, andremo a parlare di intensità, di densità e di frequenza. Questi sono i quattro parametri quando un preparatore, un personal trainer o un allenatore, come vogliamo chiamarlo, deve sapere per andare a programmare un allenamento, sia per la programmazione di quel mesociclo, sia nella periodizzazione per gli stimoli nel macrociclo. Negli anni sicuramente siamo passati davanti a mille mode. Ci si allena così, molto volume, ci si allena alla heavy duty, quindi allenamenti intensi, brevi, a spremersi. Allora, le mode sono sempre esistite in tutti gli ambiti e noi dobbiamo avere in mano quello che dice la scienza e poi andarlo a cucire addosso alla persona che si ha di fronte. Il volume di allenamento cos'è innanzitutto? Innanzitutto il volume di allenamento è il totale di serie di ripetizioni che viene svolto in quell'allenamento, se si parla di volume di allenamento di quella seduta, oppure un volume di allenamento generale. È importante per capire la persona quanto appunto volume produce, per poi andare a periodizzare e capire anche quanto riesce a tenere, a non tenere. Sicuramente si passa prima, come avevo detto nel primo video, da una parte tecnica, quindi insegnare alla persona come ci si muove sotto carico e quindi stimolare il sistema nervoso e poi potenziarlo, che vanno a generare ipertrofia. Dopodiché, chiaramente, si inizia a fare un po' di volume. Gli studi scientifici dicono da sempre che il volume è il parametro più importante per l'ipertrofia. Attenzione però, su chi sono fatti gli studi scientifici? Andate sempre a sviscerare queste cose perché è fondamentale. Gli studi scientifici sono fatti prettamente su sedentari neofiti. Quindi chiaramente quando io vado a far lavorare un cliente, un paziente su un allenamento che non ha ancora sviluppato una buona intensità, è normale che il volume mi dà più frutto, perché lui non sa cosa vuol dire spingersi oltre, lo vedremo nel prossimo video, non sa cosa spingersi oltre. L'intensità va allenata, come il volume, come la capacità di sopportare il volume. Sono parametri che vanno incastrati per andare a creare un programma di allenamento adatto al soggetto. Quindi occhio al volume, sia per il neofita, perché rischiamo di fargli fare troppo volume e spazzatura perché il suo sistema nervoso non è pronto. Occhio al volume anche per l'avanzato, perché troppo volume in un avanzato che si sa spremere in ogni singola ripetizione, rischiamo di mandarlo in overreaching o overtraining. Cosa significa un overreaching o overtraining? L'overtraining, che è la parte più brutta fondamentalmente, significa mandarlo totalmente in stress, quindi in sovrallenamento in italiano. Overreaching è una specie di sovrallenamento ricercato che però poi deve essere compensato con un recupero passivo o attivo. Nel tempo ho svolto dei corsi, dei master e quant'altro che mi hanno portato a capire come calcolare il volume, perché è difficile calcolare il volume in uno sport come il bodybuilding. Mentre il powerlifting, il weightlifting, vai a calcolare il volume perché sono sempre gli stessi esercizi e vai a calcolare il volume semplicemente con serie per ripetizioni, qui è molto difficile perché passiamo da uno squat, una leg press a una leg extension. Quindi ho deciso di piazzare uno come coefficiente per gli esercizi multiarticolari con molta, diciamo, complicità di attivazione nervosa e quant'altro, 0,6 per quanto riguarda i complementari, ma sempre multiarticolari, e i monoarticolari 0,4. Quindi chiaramente si va a calcolare sia l'RPE, quindi l'indice di fatica, si moltiplica serie per ripetizioni, indice di fatica, e il coefficiente, che è fondamentale. Si va a trovare un numerino e poi chiaramente con quei numeri si va a calcolare esattamente il volume di allenamento. È sicuramente un qualcosa di veramente sofisticato, però quando si entra nel vivo di una preparazione di allenamento a una persona che non è più neofita, anche questo fa la differenza per portare il risultato o no. Quindi potete ben capire quante cose ci sono dietro a un programma di allenamento, non è spostare un peso. Come si può aumentare questo parametro? Beh, ci sono tre possibilità da cui passiamo per aumentare questo parametro,
prendiamo ad esempio un gruppo muscolare, no? Quindi vogliamo lavorare sul petto. Beh, la scelta potrebbe essere anche di aumentare un esercizio. Chiaro è che aumenta sicuramente poi il tempo di allenamento. Si potrebbe aumentare di una ripetizione, molto rischioso, perché aumentare una ripetizione potrebbe portare a una fase di stallo. La persona non ce la fa più aumentare nelle settimane una ripetizione. Quello che viene di solito più usato è aumentare una serie. Quindi vado a portare uno stimolo al pettorale, ad esempio, passando da un 3x5 di panca a un 4x5 di panca. Questo è quello sicuramente più usato e il più fattibile per progredire. Bene, l'ipertrofia è multifattoriale, quindi generata sicuramente da un equilibrio di questi parametri, come abbiamo detto, volume, intensità, densità e frequenza, li vedremo nei prossimi video, ed è fondamentale passare appunto per degli stress mano a mano abituali per il corpo. Ogni volta che il corpo si va ad abituare a un certo tipo di stimolo, dobbiamo cercare di aumentarlo. Facciamo finta che abbiamo una torta. Decidiamo che la fetta più grande è il volume in quel momento preciso, bene, aumentiamo il volume. Pensiamo che abbiamo ancora margine sull'intensità, bene, passiamo ad aumentare l'intensità e mano a mano cerchiamo di far equilibrare i parametri. Attenzione che c'è la soggettività. Ci sono persone che riescono ad allenarsi meglio con un classico heavy duty e persone che si allenano meglio con un alto volume. Questo è soggettivo. È importante però avere un'idea di una persona totalmente natural che non assume farmaci. Il farmaco, gli androgeni, esogeni, vanno a sbalzare totalmente quella che è la fisiologia. Ragazzi, vi ricordo ancora di iscrivervi al mio canale, mettere like al video se vi è piaciuto, cliccare la campanellina e vi aspetto al prossimo video. Ciao!